Allora, la cosa che mi incuriosisce è questi numeri dell'asse terrestre. Allora, si può giocare la grande numerologia studiata dal signor Giordano Paolino, nominato numerologo. Io studio scienze della numerologia. Si può giocare con l'equatore, con l'asso centrale che divida tra nord e sud tutto il moto terrestre. A questo punto si può giocare dividendo la numerologia in due pezzi, riusciamo a ottenere il risultato dei 365 giorni, cioè bisogna giocare allora col 217, la prendiamo a punti. col 148, risultato 365, che completa l'asso del ragionato che serve per noi, che combina i 365 giorni. Cioè l'equatore fra notte e giorno, tutto quello che succede, terremoti, non terremoti, evoluzioni, acque, diluvi, tempeste. Però un attimo, a noi interessa il Superenalotto. Superenalotto, allora mi possono intervistare sia con le note musicali, numeri chiamati terzini, che si dividono anche con le note musicali tra do minore e do maggiore, vi chiedo scusa se ho sbagliato. Nell'innesto tra do minore e do maggiore, sillabando le persone, tre numeri, riescono a giocare all'otto, all'enalotto, ai cavalli, a che cosa vogliono. Cioè il moto del ragionato è talmente semplice, basta sillabare un ragionato, anche un evento che succede giornaliero. Quello che hanno fatto, quello che non hanno fatto, quello che li incuriosisce alle persone. Ecco, la cosa che ci incuriosisce, tornando a questi 35, 365 dell'asse terrestre diviso in due, quanto fa? Vediamo quanto fa. L'asso terrestre diviso in due fa 148,5 e e 217. 217. Vediamo se i risultati sono perfetti. 248. 148. 148. Dovete mettere insieme, devo uscire il risultato. Quanto mi deve uscire? 365. Diviso 2, 1. Diviso 2 vi dà ancora. Con il resto? No, mi dà. Quanto l'avete diviso? Allora, 1, 2, 8. Allora, 2, con il resto di 1, 16, 8 per 2, 16. 187,25. La metà. Esatto. Ora. Allora si può giocare quando i numeri sono messi insieme, che ti danno 148, ripeto, e 217, 365. Se li trasformiamo in note, le possiamo trasformare anche in note. È un mi, un la e un sol. Allora, mi, la, sol. E sol. E possono giocare allora con il boom di tutto l'anno. Quello che ruota in se stesso e fa l'evoluzione giorno, notte, mesi, anni, divide un po' tutto, quello che serve per la nostra vita. Ok, ci siamo? E fin qua ci siamo. Quindi, che numeri saltano fuori da giocare? I numeri che saltano fuori, se li mettiamo messi insieme, che formano una E moltiplicazione, mettiamoli insieme. li metto io insieme. Mettiamoli insieme. Allora, 148. Ma cosa avevo detto? 148, 200. Adesso non è che mi ricordo proprio. 148, 217. Allora riporto 5, me ne rimane 1, 4, 1 e 5, 1 riportavo 6, 3 e sono 365. Ecco, questi tre, chiamiamoli tre giudici del ragionato, sì, che fanno la forza maggiore e gli ci danno anche il risultato. A questo punto noi possiamo giocare, se li vogliamo giocare a ambi facciamo allora 14 e 48. E scriviamo 14 e 48. 14 e 48 e ruota il morto, diciamo
in dialettica come il nostro proverbio. 217 21 e 17, giusto, 21 e 17, ruota la disgrazia, che è giusto anche, 336 e 65, ruota l'asso centrale di tutto l'anno, tutto quello che muore un anno e nasce un altro. A questo punto possiamo giocare che risultiamo ambi, terni, che poi ci possono mettere anche vertibili se vogliamo, posso anche metterli? Invertibili esco, sarebbe a dire 84 e 41, 17 e 12, 56 e 63, 56 e 63, che ne abbiamo 2, 4, 6, 8, 10 che servono anche per il 10 all'8. Allora mettiamo di qua questi 10 numeri. Allora iniziamo con il 56, col 63, col 17, col 12, col 41, con l'84, col 14, col 48, col 21, col 17. 17 due volte però. Non fa niente, no, perché porta 12, 21, il 17 innesta, perché fa così, torno, faccio 17, 21, 21, 17, no, lo devi fare perché è 12 questo, perché può uscire il 12, io mi sono invertito. Perché, perché abbiamo 2, 17? Perché adesso ve lo dico dopo, 36, 36 e 56, ok. No, 36 e 68. No, 36 l'abbiamo messo, 63 l'abbiamo messo, 36 e 56, giusto. Perché quando vanno, tornano i numeri, giusto? Se adesso io me ne vado, non lo saluto, poi se tornano ci vediamo. Ma dove, vi vedete dove? Ah? Dove vi vedete? Allora se io ho scritto qua 14. Allora, questa storia che i numeri tornano e li vediamo. Allora, spieghiamo meglio. 14 e il 48. Iniziamo testa e coda. Poi possiamo iniziare coda e testa. E facciamo 84. Seguitemi. E 41. Se avete domande, e abbiamo fatto una scena di due numeri. Facciamo quella del 56 e del 63. Se io sono 56 mi posso invertire e divento 65? Il 63 mi posso invertire e divento 36? Sì. No, non ce lo impedisce nessuno. Il 36 sono delle novine. Lei aveva ragione quando io ho sbagliato, era il 71 questo. Ecco, 2, 17. E era il vertibile. Ecco. L'importante è che si mettono di nuovo per ordine. Gliela facciamo fare qualche domanda al pubblico. Senza aver nessun problema, che gli pare e piace. Allora, facciamo una domanda, una curiosità sui numeri. Che, possiamo chiedere ad esempio qual è il numero più fortunato o meno fortunato? No, possono dare un parere dei suoi numeri. Allora, dal pubblico, non facciamo vedere che c'è al pubblico, sui numeri, una domanda sui numeri. Qual è il numero più fortunato? Allora, in questo momento, qual è il numero più fortunato in questa fase storica del paese, dell'Italia? Io giocherei con l'infinito ragionato, io giocherei col 365. Esatto. E che è quello che stiamo facendo, che abbiamo sviluppato da qua? 365, non possiamo rinegarlo che esiste, ed è vero. Quello che io dico è veriterio, non è che faccio delle invenzioni, che è veriterissimo, non è... Mi fa delle domande, mi dice cosa stai mettendo su, che poi possiamo trasformare, se qualcuno di voi ha studiato il pentagramma musicale, le note musicali, è un mi, un la e un sol. Se questi qua per fortuna si trovano nel scintillio del gioco della cabala, otteniamo un terno, è così che si gioca. Poi
si può giocare anche, c'è un atto, c'è l'obbligo anche del gioco, quando non si vince, prendiamo il 6 per esempio, che è il nostro mese, è il motore di questi giorni, prendiamo il 6, allora facciamo 6, attenti che potete giocare tutti a casa, 6, 15, 33, 42, 51, qui otteniamo una cinquina. Perché ho fatto questo tipo di ragionato, che vale per anche per la settima, per l'ottava, per la nona, sarebbe dire anche tutto l'anno. Se io parto col 6, perché ho fatto il 6? Perché normalmente quando voi giocate 6 e 15, giocate così a caso, senza guida al numerologo. Perché non avete messo il 36 che faceva anche lui 6? Perché non l'avete messo? Non avete messo il 42 che faceva 6? Perché non l'avete messo? Sto correggendo, manca il 24. A questo punto, se c'è uno scintillio di gioco e voi mettete tutta la sestina, ottenete un terno, sono belli soldi, che poi questi numeri si possono mettere alle sette. Faccio così, faccio come un maglione, come le nonne facevano il maglione ai nipoti, e si fa. Quel maglione di numeri? No, adesso sto innestando la terzina, perché quando si gioca con la sestina e c'è una divisione fra le città, allora dentro il nostro portafoglio entrano pochi soldi. Cosa ha pensato il numerologo? Di stringere il motore numerico che ho creato per prendere terne ambi secchi. Adesso vado avanti e poi vi do anche i terni, adesso vi do una cestina. Adesso, se lei si ferma un attimino, combino la cestina. Qua sono. La cestina la combino col 6, col 15, col 33, col 42, col 51 e il 24. E 24. A questo punto stiamo ottenendo, tra sud e nord, orizzontale e verticale, prima abbiamo giocato per verticale, tutta la cestina. Adesso giochiamo per verticale, adesso inizio ancora un'altra scena. Per verticale abbiamo giocato, adesso dobbiamo giocare in orizzontale. In orizzontale sono usciti mescolati anche loro. Allora mettiamo il 6 sotto il 33, vedi che non c'è sotto il 33. Allora questo è l'orizzontale. Sì, l'orizzontale. Adesso facciamo ancora 6, ripetiamo, per un terno giochiamo. 6, 15, innesto sempre il discorso. Quale? Il discorso sempre numerico. Dal discorso numerico. Giù. 33, ripeto, 42, 51. No, 42 però, 41 hai scritto. E vabbè, era pure buono. Era buono, allora lasciamo 41. 41, quando la mano fa una gaffa, non bisogna mai correggerla. La gaffa non correggetela mai. Se sbagliate, quando nella tabella che giocate sbagliate, lasciatela, si vede che la sintonia in quel momento è la fortuna vostra. Non rinnegatelo, anche se sbagliate. Adesso è il 24. A questo punto ci fermiamo, la cestina ce l'abbiamo già, giusto? Per stringere, se no poi non ci seguono più. Diamo sta cestina e basta. No, dobbiamo dare anche la terzina, il terno. E penna, io gli garantisco entro questo mese che qualcuno di voi fa il terno. Posso darvi il terno? Il terno è... Intanto dammi il telefono e l'iPad. Terno, faccio ancora terno, faccio ancora un altro terno. Adesso la sostina, se è ristretta, se è combinata a terzina. Stringiamo sta terzina. La terzina si compone così. C'è un salterellio fra di loro. Sei. Saltano fra di loro. Adesso si stringono la mano diversamente di prima. Prima erano lineali, adesso sono per orizzontale diversamente, cioè per verticale. 6, ripeto, 24-42, stop, nasce un terno. 15-6-51, nasce un altro terno. 33-15-41, nasce un altro terno. 42, 33, 6, nasce un altro terno, 51, 42, nasce un altro terno, che è un ambo questo qua, facciamolo ambo, poi 24, 51, 33, esce un altro terno, delle cestine abbiamo passate a terzine,
Se poi volete beccare Lambo di obbligo in questo, in questo gioco, salite e prendete solo due. Ma intervistami. Allora salendo. Allora abbiamo fatto. Allora. La scena era in testa. Allora. Vediamo se ho capito. I numeri salterellano. Sì. Quindi da orizzontali passano a verticali. Sì, perché vogliamo più soldi. Il discorso che il cittadino quando gioca vuole più sugo. Ora però la domanda, mi gioco gli orizzontali o verticali o tutte e due? Allora lei per prendere i soldi sicuri, che vuole vedere cos'è il numerologo, il motore del numerologo, metti la cestina. Tanto per vedere i sapori, quello che dico io. Qua Vincenzo cosa ti consiglia? Vieni che poi ti consigliamo una cestina. Intanto lei prendendo la cestina vede che trova soddisfazione, mette qualcosa in tasca, di sicuro. Non gli va bene la cestina, rischia e mette le tersine. Sarebbe a dire scompiglia la cestina in forma solo delle tersine, stringe di più. Da una cestina abbiamo fatto quante? Da una cestina abbiamo fatto quante tersine? 6 terni. Perché ti dice, allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 per 6 è 18, di 6 si sono combinati 18, è un'evoluzione. È una rivoluzione. Sassolino, tanti sassolini a sgagliarli. La pera scende prima o poi dall'albero sgagliando tanti sassolini, vero? Perché se la logica è veramente intelligente, il boom mi salta fuori. Tanti fiori in un prato cosa formano? Bello, del bello. Una prateria. Una prateria è il bello che ci piace a noi. Allora lì abbiamo il motore dei profumi, possiamo fare una foto, possiamo fare quello che ci vuole. Allora per dovete capire che è molto bella, siamo noi che... Ecco, aspetta, creare. Allora per concludere il pensiero di Paolino Giordano, la nostra vita, ripetiamolo che è bello. La come nostra vita è la cosa più meravigliosa, quando ci svegliamo la mattina non dobbiamo dire che siamo brutti, che siamo i più belli. E così si va avanti, siamo incuriositi di noi stessi. Ecco, ecco, chiudiamo qua. Ecco, questo è il messaggio di Giordano Paolino, un messaggio positivo. Alla fine dai numeri nascono anche i pensieri profondi. Chiudiamo la parte prima e adesso poi la parte seconda la facciamo sul motore a scoppio che mi interessa. Grazie. Grazie.